favore. Sentiti. Allora, siamo in cucina insieme perché abbiamo deciso di fare uno svuota la spesa Lidl. Le occhiali che sennò riflesso di sta luce maledetta. Abbiamo deciso di fare uno svuota la spesa Lidl e siamo appena rientrati. Infatti io c'ho ancora la sciarpa, anche perché dentro casa c'ho freddo. Sono le 3 e ho appena pranzato. E poi dobbiamo scappare, dobbiamo registrare questo, dobbiamo registrare un altro di video haul e poi dobbiamo scappare. Quindi andavo a Santa Maria io. Anche, va bene, dobbiamo scappare appunto, quindi sbrighiamoci, arriviamo al punto. Samuele è armato di scontrino, così almeno io tiro fuori le 75,29. Sì, abbiamo speso 75,29 euro, però abbiamo preso anche un po' di cosine di Natale. Che vedevo, legge qui su a Lidl. No, aspetta! Ma non lo sai come funziona? No! Io adesso ti passo le cose e tu mi dici il prezzo. Ah, ok. Ok, partiamo subito con una cosa che abbiamo qui davanti, perché questo è un regalo di Natale. Ti stai zitto? Io cerco nella lista, che vuoi? Questo è un regalo di Natale, quindi iniziamo subito da questo qua. C'ho pazienza. Questo qua è un regalo di Natale che abbiamo fatto a Alessandro. È praticamente una pista della stazione, tutta fatta in legno, con le macchinine, anche queste fatte in legno. Eccole qua. Con le macchinine fatte in legno, scusate se cioè, sembro matta, ma sono senza occhiali, quindi non c'è. C'è il camioncino degli hippie, c'è il trattore Jeep, non riesco a capire che cos'è. Una Jeep. Sì. Ma poi ci si può. Una Jeep. Sì, e praticamente diventa così la pista. Vabbè, questo lo trovate a Lidl e costa 19,99. 19,99, è garantito 3 anni ed è, ha anche due cosettine che suonano, 57 pezzi, insomma era carina. Poi Alessandro comunque ha chiesto una pista delle macchine per Natale, è un patito delle macchine eccetera, tutto quello che ha delle ruote, quindi questo è il nostro regalo di Natale per Alessandro, che possiamo dirlo perché non vedrà mai un video, quindi ok, andiamo avanti. Le ultime parole famose. Andiamo avanti. Per sbaglio vedrà. Ho preso questi qui sono due album da colorare, sono uno questo qui normale e questo qui cioè normale, questo a forma di con la sagoma di Babbo Natale, questo con la sagoma del pupazzo di neve. Sono due, perché ovviamente qui se compri per uno compri anche per l'altro. E questo viene eccolo, 3,99 euro. 3,99 euro, due album da colorare di Natale. Poi il signorino si è voluto prendere l'ennesimo corso di chitarra, che ancora non ha iniziato neanche uno, quindi questo è l'ennesimo corso di chitarra che ha comprato con CD. È un autoconvincimento. L'ho preso per autoconvincimento, no? Uno lo compra, dice: porca miseria, lo compro o lo faccio? Poi dopo non lo fai. Poi non lo fa, però lui comunque sta mettendo da parte, lui accumula, mette da parte per poi iniziare, non si sa quando. Quando va a pensione. Quando va per, cioè, per regolare. È logico, mi pare logico, no? Vabbè. C'ho la chitarra, due corsi di chitarra. Vabbè, questo attrezzino qui costa 3,99 euro. 3,99 euro, cioè costa quanto gli album da colorare, che sono due. Vabbè, lasciamo per. Cioè, ci dice. Andiamo avanti. Abbiamo preso due pacchi di biscotti. Ho preso senza olio di palma, che noi cerchiamo cose della Ria al forno. Abbiamo preso le simil gocciole e i simil pandistelle, perché sono i biscotti che mangiamo di più tra i vari tipi. Vabbè, quelli al cioccolato costano 1,79 euro. 1,79 euro, l'altro mi pare 1,54 euro, mi pare 1,45, 1,54, comunque poco. E appunto ho preso questi due, abbiamo preso questi. Vabbè, 1,49 forse, va bene. Vabbè, io intanto accumulo perché ho la busta. Ah, nel viaggio abbiamo mangiato una bustina di chips e verdure. Abbiamo preso anche una busta di chips e di verdure, dove c'erano la barbabietola rossa, la carota, la patata, un'altra cosa che non mi ricordo, c'era un nome spagnolo. E quelle vengono 1,49. 1,49, provatele, della linea Deluxe, sono buonissime. Cioè io non gli avrei dato un centesimo, perché poi io comunque con le verdure... Sì, poi c'avevo fame. Io già quando vedo verdure o
anche le mele essiccate, la frutta essiccata, cioè io proprio allontano. Non capisci niente, mica lo no, sai. No, non... Va bene. Non capisci niente. Vabbè, comunque io l'ho sempre allontanata, nel senso che non mi piaceva, cioè non mi piaceva come idea, secondo me, perché la patatina è la patatina, appunto. Comunque, la patata è la patata. Assolutamente sì. Oh, sia mai che io ti dico qualcosa contro la patata. Ora parte la censura. Vabbè, comunque, non gli avrei dato un centesimo, invece sono proprio buoni, cioè io riandrei al Lidl solo per comprare quelle. Vabbè. Oltre che le pallette di Natale che non ho comprato, che mi sto pensando. Proseguiamo. Andiamo avanti. Poi, allora, il signorino ha voluto prendere questi. Questi, fatti come dico io, mica lo sa quanto sono buoni. Se, la differenza tra quello che prende lui e quello che prendo io è che io prendo cose che servono, lui cose e così. Comunque, come tutti gli uomini, Gragnano, resto, ha preso Gragnano, i no, fusilloni, i fusilloni di pasta di Gragnano GP. Trafilato al bronzo, questo è mezzo chilo, sono 1,39 euro. Sono giganteschi rispetto alla pasta normale. 1,39 euro. 1,39 euro. Costano molto tanto, che vuoi, la pasta è Gragnano, 1,39 euro. Poi abbiamo preso questo, questa è una cosa che ci ha attirato tanto. Ecco. È praticamente il Bio Organic Crunchy Muesli al cioccolato. Era nel reparto roba bio e c'era sia questo che quello alla frutta. Che quello alla frutta, sinceramente quello alla frutta non è che ci piacciono un granché i muesli. A me sì. A me no. No, ci, non dire ci, a me piace, a te non piace, non mi. Vabbè, a me non piace, quindi ho optato per questo così almeno lo possiamo mangiare. Vabbè, 2,99 euro. 2,99 euro e sto a 500 grammi, cioè costa più questo che la pasta di Gragnano. Però io intanto tengo il segno, non è che uno ve vuole guardare, io ve guardo, quando intanto tengo il segno perché dimostro qua. Pan carré, anche questo senza olio di palma. Ah, eccolo, trovato. Della Certossa. Noi usiamo tantissimo il pan carré, soprattutto io, perché amo fare. Però vabbè, non lo dite a sì, ma si altro. Vede, oh, si vede. Si vede tutto, si però. Vede, si vede. Vabbè, comunque, pan carré, quanto? 0,35 centesimi. Poi due pacchi di caffè Gimoca, questo ho scelto da lui perché quello caffeinoma è lui. Gimoca, due pacchi Gimoca macinato. Aspetta, per due pezzi forse l'ho trovato. No, questi sono oh, ragazzi, Gingo Pancar chips. Oh, forse l'ho trovato, eccolo, gran gusto, 1,78 euro. Ok, 1,78 euro a pacchetto. Poi, questa è una cosa che ho voluto io. No, 0,89 cada uno. Ma come 0,89 cada uno? Porca la miseria, due pezzi, 0,89. Ah, 89 centesimi a pacchetto, vabbè, sì, è giusto, 1,79 euro. C'è sta scritto. Qualcosa in due, no? Vabbè, sì, comunque... 89 centesimi. Passiamo alle cose più questo l'ho voluto io. Aspetta, che cos'è? È un insieme di sono praticamente dei vasetti di salse. Questo è carinissimo anche per farlo come regalo di Natale a qualcuno che sì, gli piacciono queste cose. Salse, infatti penso che non questo ma l'altro che abbiamo preso e poi vi faccio vedere subito dopo lo regaleremo. E allora qui c'è una salsa alla base di senape, una salsa al gusto barbecue, una salsa al curry che non vedo l'ora di provare, che poi penso che proverò a metterla anche nel petto di pollo per fare i bocconcini di petto di pollo al curry, perché io di solito uso tipo la panna e il curry, invece voglio provare a scioglierci questo così almeno magari. Poi la salsa all'aglio, che è quella che io cercavo maggiormente, e poi la salsa cocktail classica, questo qua. Vabbè, cioè, confezione regalo 3 euro, 3,99 euro. 3,99 euro ed è da linea deluxe. Ogni vasetto contiene 130 ml di prodotto, quindi è un vasettino di quelli classici, insomma. Poi invece quello che ha preso lui, che secondo me è un ottimo regalo per un nostro amico, sì, sono le salse senapate. Queste sono più piccoline perché sono ognuna da 28 grammi. Ottime per i formaggi. E sono la salsa senapata di radicchio, la salsa senapata di
pomodori. No, qui qualcuno fa questa... Ho visto muovere la lampada. Allora, tutto questo io mi sono accorta adesso, c'avevamo il televisore acceso. Vabbè, speriamo bene. Allora, non si sentiva niente. La salsa senapata a radicchio, la salsa senapata ai pomodori verdi e la salsa senapata alla cipolla rossa. Anche queste della linea Deluxe. Mi sarebbero buoni pure sul pane queste. E di solito queste salsette si usano con il formaggio, no? Già. Ok. E questo, secondo me, è anche questo un ottimo regalo di Natale per chi ha un buon gustaio, di quelli che 1,99. Mangiano queste cose. 1,99, cioè se voi magari fate un cesto con questo e poi accanto una serie di diversi tipi di formaggi e un bel vasone di miele, vedi, questo si potrebbe fare. È un bel regalo di Natale per un nostro amico. Sì, sì, taleggio, scamorzo affumicato. Vabbè, comunque è un ottimo regalo di Natale. Per chi ha delle mie parti è facilissimo trovare le cose a chilometro zero, nostrane, buone, quindi venite da queste parti e fate i cesti di Natale. Venite, poi, mi metto a vendere io. Poi, cose da mangiare ancora. Ho questo qui che appena l'ho visto. Quello ruspante, di solito. Basta. Pubblicità. Pubblicità. Ho creato un mostro. In pochi giorni ho creato un mostro. Allora, appena è entrata, ho trovato questo e non potevo non prenderlo. È un bustone da un chilo di Nesquik che Aurora lo mette nel latte. Io quando faccio le cose al cioccolato, comunque i dolci al cioccolato tipo ciambellone, tipo muffin, eccetera, ci metto sempre il Nesquik piuttosto che un altro, il cacao amaro per intenderci, perché viene più buono effettivamente. Poi comunque Aurora lo mette anche nello yogurt bianco quando fa merenda, insomma. Che c'è? Scusa! L'omino Nesquik! Senti! Saluta Omino Nesquik! Ciao a tutti! Ciao! Vabbè, comunque questo qui, un chilo di Nesquik, veniva 4,99. Vedete la differenza tra le spese normali che fanno negli altri video, no? Negli altri video fanno vedere tutte le cose tipo l'insalata, i pomodori, noi il Nesquik, i biscotti, le salse senapate. C'è il news. C'è la pasta di grugnano. Allora, questa è un'altra cosa che ha voluto lui. Beh, questo è per un buon gustaglio questo. Ed è l'aceto di Modena IGP, impeciato, perché è quello cremoso cremoso, si vede. Capito, che ma impeciata la confezione, vabbè, cremoso. 200 ml questo cosettino qua. Aspetta, aceto, dove stai? Ecco qua, ma costa 2 soldi. Quanto costa? 2,99€. Sempre per chi i famosi... è, chissà cos'è l'aceto IGP di questa densità qua. Aspetta, guardate, non te muove troppo! Guardate bene, di questa densità qua. Sa benissimo che di solito un aceto IGP di Modena di questa densità qua costa almeno 3 volte tanto. Finito. Grazie. Andiamo avanti. Sempre cose da mangiare, che appena l'ho visto ho detto no, lo devo prendere per cena. Abbiamo preso due confezioni. Figo, eh? Due confezioni di hamburger di salmone. Allora, rispetto all'Eurospin, che è una cosa che a me mi dispiace tanto, però rispetto all'Eurospin Lidl ha anche la parte del pesce. E cioè, io avrei preso un sacco di roba della parte del pesce, perché c'era il salmone, c'erano le orate, c'erano i filetti di platessa, i filetti di trota salmonata, però non è che potevo prendermi tutto il banco del pesce. E quindi abbiamo visto la cosa più strana, cioè questi hamburger di salmone, abbiamo preso questi. Questi venivano... La confezione hamburger. Mi sembra tipo 2 euro e qualcosa. 2,99€ a confezione. No, non è possibile. Sì, ecco, hamburger di salmone. 2,49€. Vabbè, 2,99€ a confezione. L'abbiamo presi 4, così almeno stasera li assaggiamo, abbiamo la cena praticamente veloce. E, però ecco, avrei voluto prendere anche il salmone, avrei voluto prendere anche, c'era l'insalata di mare buona. Lui voleva prendere polpo e patate, quindi voglio dire c'era un sacco di roba, però alla fine abbiamo preso quelli perché erano la cosa più particolare. Poi passiamo alle cosine invece di Natale. Allora, di Natale abbiamo preso solamente queste due cose, che
sono due decorazioni da appendere alle porte di casa, perché noi abbiamo una porta che dà sul portone, diciamo, del palazzo, e una porta che dà sul giardino, tipo uscita secondaria. E ho voluto prendere questi due, che appunto li metteremo uno in una porta, uno in un'altra, ovviamente all'interno, perché all'esterno ce lo fottono. Se si attaccano a 1,99€ di decorazione, gli do un caccio nei denti, scusate, ma... Va bene, 1,99€ a decorazione. C'erano tantissime altre ora cose. Cioè 2€ per comprare. Allora, c'erano tantissime altre cose di Natale, perché c'erano un sacco di decorazioni, di quelle che si attaccano alle finestre. C'erano un sacco di decorazioni per l'albero, c'erano un sacco di palline che le voleva pianne a Io volevo prendere perché praticamente io non so di che colore fare l'albero quest'anno, perché ho fatto portare sulla roba di Natale da lui, ma ancora non ci ho guardato e non so come farlo, cioè non so se, perché noi abbiamo le palline rosse tantissime, argento tantissime, dorate, multicolor, tipo quelle che andavano negli anni 80, e poi abbiamo le palline rosa, viola, eccetera, e argento. E io lì ho visto le palline argento e celeste, cioè come si fa a non prendere le palline argento e celeste? Belle. Erano fantastiche. Il problema nostro però, in quel momento il nostro problema era che non ci bastava una scatola, perché noi non abbiamo l'albero piccolo, abbiamo l'albero grosso. E una scatola non ci sarebbe bastata, 51 pezzi ci facevamo metà albero, quindi avremmo dovuto prendere due pezzi, ma poi c'avevamo due puntali, che ci facevamo con due puntali? Scusate, riposo un occhio. Vabbè, insomma, in conclusione alla fine abbiamo preso solo questi e poi mi sono detta: prima controlla quello che c'hai e poi torna a Lidl, così spendi altri soldi. A benzina chi ce la passa, non stanno? Vai, continuo. Vabbè, poi per i bimbi, oltre al regalo di Alessandro, ho preso questi qui, che sono gli spazzolini appunto per i bambini. Sono rimasta altamente innervosita quando ho visto sti cosi, perché io volevo il celeste e il blu. È un po' cucca, niente. Non ci fate caso. Io volevo il celeste e il blu, perché ovviamente avendoci il maschio e la femmina, volevo il celeste e il blu. Il rosa, sì, il celeste e il blu. C'aveva il celeste e il blu. Non voleva il rosa e il celeste, no. Voleva il rosa e il celeste, lo dico io. Lei voleva il rosa e il celeste. Non esisteva una confezione con rosa e celeste. C'era o rosa e verde o celeste e marrone, insomma così. No. C'era rosa e verde e azzurro e arancione dall'altro, ma il rosa e il celeste e l'azzurro non c'erano insieme, quindi alla fine mi è toccato prendere questo, però mi ci rode perché io volevo... Sono bellissimi, questa storia celeste, sono bellissimi, costano 99 centesimi, ma che vuoi? Avrei dovuto prenderli tutti e due, vabbè. Poi, sempre per i bimbi, ho preso i calzini. È un po' la storia di quando vai da H&M vicino alla cassa, c'è sta il coso, il cesto pieno di calzini. Ecco, questo uguale. C'era un cesto pieno di calzini, da uomo, da donna, da bambini e bambino, e 7 paia di calzini. Mi pare 4,99€, giusto? All'uno, ecco, quindi 4,99€. Questi so per Alessandro, che sono tutti quelli a righe praticamente da maschietto. C'erano anche con il disegno del pallone da calcio, ma visto che mi fio ancora non sa che vuol di giocare a calcio. Scusate. Ancora non sa che vuol di giocare a calcio, quindi gli ho preso quello con le cose. Invece a Aurora io ho preso questi qui, che sono praticamente un po' con le palline grandi e un po' con questi che a me sembravano fiocchi di neve, ma sinceramente non lo so che so, però insomma carini, colori standard, che quindi vanno benissimo perché possono essere messi anche sopra le calzamaglie, come tipo gambaletto, che ai bambini comunque gli sta bene, soprattutto alle femmine gli sta bene. E quindi niente, 7 paia di calzini, 4,99€. 14 paia, 9,98€. Poi la cosa più bella, ma più bella, che sono rimasta veramente Bustaglia. Quando l'ho vista, è la busta, perché io non avevo questa busta di Lidl, non andandoci mai. Con
i peperoni. È bellissima, guarda. Ma il pezzo mai è dietro. Pure io, guarda, una busta con un cocombero. La busta con il cocombero mi ci mancava. Guarda, ti assomiglia un tuo amico. Ciao. Come si chiama? Mr. Wilson. Ciao, Mr. Wilson. Ok, io direi che... 99 centesimi la busta, se vi interessa, 99 centesimi. Vabbè, io direi che abbiamo finito, mettiamo via... E qui è chiuso! Mettiamo via tutto quanto, lasciateci tanti like. Bianco l'albero. Se volete l'albero bianco, questo è il suo dei sondaggio. Il mio sondaggio è se volete altri video, svuota la spesa insieme a... Niente. Devo ancora fargli una scuola molto molto... No, io fo come mi pare. Che scuola? Che vuoi scolare? Io fo come mi pare. Va bene, basta. No, la scuola. Io sono può... smesso a una scuola. Non si possono fare video con lui. Letizia, cioè, ora capisci perché io non faccio video con lui. Perché non si può. Sentiti. Sentiti. Ragazzi... Metteteci tanti like se volete altri video in questo modo che non hanno un senso profondo. Commentate qui sotto se avete provato qualcuno di questi prodotti o se avete da consigliarci delle cosine per Natale o prese da Lidl o comunque altre cosine carine e sfiziose di Natale. Scriveteci anche dove l'avete prese, perché se non abbiamo il negozio qui in zona, insomma, almeno guardo su internet. E a basta. Me, e basta. E basta. Ci vediamo al prossimo video, che noi adesso andiamo a girare di là perché abbiamo un'altra cosa. No, perché quella? Ciao!